Buonasera e benvenuti in un nuovo video. Oggi svuota la spesa con Marco e Salvatore. Svuota la spesa S lunga edition. Yuhu! Vai Marco, comincia che la spesa è lunga. Cominciamo. Allora, le tagliatelle di nonna Pina. Sono Barilla, quali nonna Pina? Sono di Barilla, è vero, le tagliatelle di Barilla. Quanto costano? 99 centesimi. 99 centesimi. Se non sbaglio. No, controlla. Controllo. Questo è anche un quiz. Fusilli, Barilla, lasagnette? Ma sì, saranno quelle 99, sono passate come lasagnette. Le lasagnette noi le abbiamo comprate perché di solito... Quali lasagnette? Le tagliatelle noi le compriamo, le abbiamo comprate perché di solito le vogliamo fare, le facciamo con la pasta al sugo di cipolla che ci ha fatto mamma e che ce l'abbiamo congelato. Evviva la mamma! Questi simpaticissimi ossi per cani si vedono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Croxy, di diverse 7... gusti diversi. Li abbiamo pagati 3,90, oddio non vedo, 3,95. Tavolette per il DC meno di un euro questa. Nel frattempo arrivano i messaggi perché dobbiamo uscire tra un pochino. S lunga 90 centesimi, 99 centesimi. Sì, meno di un euro, sono quelle là che profumano. Quelle che profumano, sì, gabinetto. Sale grosso, perché a noi piace grosso. 16 centesimi, è quello là che costa meno, eccolo qua. Altri ossi per i cagnolini. Perché quelli non ci bastavano. Vediamo quanto costano. Costano 3,19 e sono 3-4 ossicini piccoli. Poi, questo deodorante per ambienti. Per ascelle? No. Per ascelle. Che marca è, Marco? È vero, la marca è Pure, Air Wick, praticamente Air Wick, Pure è il nome, e agli agrumi l'abbiamo pagato 2,99 euro. Poi, Tiguglio. Cos'è Tiguglio? What's Tiguglio? What's Tiguglio? Tiguglio fa parte della catena Star ed è un sugo pronto per quando non abbiamo tempo, torniamo dal lavoro e andiamo di fretta. È un sugo pronto al pomodori secchi e pistacchi. Mi sa che non l'abbiamo mai assaggiato, Salvatore mi dice di sì, e l'abbiamo pagato 2,49 euro. Allo Shan costa meno! Allo Shan costa meno, cioè abbiamo notato che l'S lunga è un po' più cara. È un po' più cara anche sui detersivi, soprattutto sul Fabuloso. Lo sto inventando. Era in offerta questo, quindi costava. Quanto l'abbiamo pagato il Fabuloso? Mi pare 2,02 euro. Freschezza floreale. Marco che vorranno usare la plastica. Al profumo di plastica. Buonissimo, cioè viene proprio voglia di lavare casa, oh. Di fare le pulizie. Approfittane, vai, comincia. Abbiamo comprato la zuppa tradizionale. Per noi che siamo pigri. Con orzo, farro e legumi. La nostra spesa la dice lunga sulle nostre abitudini alimentari. E costa 1,79 euro. Allora, lacca testa nera, effetto extra strong, a prova di tempesta di vento, 3,29 euro. Fagiolini cannellini 99 centesimi, sono 3 confezioni e sono 3 per 380. Biscotti mulino bianco, formato famiglia, 3,09 euro. I ritornelli, io mi ci faccio lo zuppone. A zuppelat. Ci teniamo alla nostra igiene dentaria, vogliamo evitare di pagare orale. Non diciamo cose zozze e poi YouTube ci blocca. Al sapore di lampone e viola, non lo so. Dovrebbe essere 5,99 in offerta perché è formato da un litro. Qua abbiamo un ubriacone in casa. Questo va inquadrato per bene. Lo stavo anche per che oltre. Cos'è Marco? Vecchio, riferito a Salvatore, amaro del capo. Amaro ospiti. Tipico. Lucano. Calabrese. Era in offerta per questo l'abbiamo preso, 8,49 euro. Poi Breeze, era in offerta la profumazione classica, mi piace assai, 3 euro. Per quando ti viene l'ospite indesiderato e il bagno è zozzo da far paura. Quindi noi non lo usiamo mai. Passi queste salviettine.
al profumo di detergente, non so quale, e la casa esce splendente. Sono della Smac e le abbiamo pagate 2,40 euro, qualcosa del genere. A casa nostra è sempre pesta. Pesta? È sempre festa e la pancia cresce. E noi ci siamo comprati questo Kinder, questo buone Kinder, sui 15 euro. Noi abbiamo il Rotomop, quell'affare che ti permette di lavare casa con estrema facilità. Poi vi farò il tutorial su come si usa. E questo... c'è da specificare che Marco ancora non l'ha capito bene come si usa. E questo è l'aggeggio che si sostituisce. È il mocio, semplicemente. È il mocio, qual è il mocio? Questo mocio qua, 2,49 euro. Abbiamo preso un pane di grano duro. Di grano duro. Quanto costa il chilo? 1,52 euro e al chilogrammo costa 2,49 euro al chilo. Abbiamo preso per fare gli aperitivi lo spritz dell'Aperol, due confezioni e due... Aspettiamo ospiti, forse. A 2,49 euro, boom, cada l'una. Questa pasta particolare. Questa è una scommessa. Non l'abbiamo mai assaggiata. È pasta alla farina di ceci, alla farina di piselli, alla farina di lenticchie rosse. Costavano 2 euro cade uno, mi pare. Sì, no, 2 euro cada l'uno, sono 200 grammi. Poi... Due confezioni. Tre. No, due confezioni. Sono tre. Tre, perché ne abbiamo presi tre? Sono tre. Tre confezioni di yogurt alla nocciola. Sono due alla nocciola e una alla fragola. Ah, io non lo sapevo di quella alla fragola. Due alla nocciola, che costa un euro. Era in offerta. È il Müller da mezzo chilo. E questo è quello alla fragola. Alla fragola. Rigorosamente in pezzi. Quattro... Cercavo la marca, ma è talmente scrausa che non c'è scritto manco da qua. Quattro coppe dessert al cioccolato e panna in stile Coppa Malù. A 22 centesimi cade uno. Due sciroppi d'acero, perché noi il sabato mattina ci facciamo la colazione con i waffle. Se volete sapere qual è la ricetta, vi metto qui in descrizione. 4,79. Queste sono 375 grammi, 900 con tutta l'acqua. Questa, come diceva Salvatore, è con latte di bufala, 3 euro. Ma calcolando che noi siamo di Napoli e qualsiasi mozzarella in busta non è mai buona, calcolando anche che una buona mozzarella di bufala, un caseificio, quanto può costare? 12-13 euro al chilo. Queste sono... Qui costa di più, ma la qualità è totalmente inferiore. I pistacchi, 250 grammi di pistacchi, li abbiamo pagati 4,14 euro. Oh, questi aperitivini, carini, questi formaggini molto carini, utili per quando avete ospiti, sono costati circa 2,20 euro a confezione. No, erano 2 euro in offerta. 2 euro a confezione. Le uova... Quanto abbiamo pagato? Rigorosamente bio. Biologiche, galline allevate a terra, non in gabbia. Le uova le abbiamo pagate 1,09 euro. Burro Esselunga, 125 grammi, sono diversi panetti. Sono i mini panetti di monodose. 1,25 euro. Per i nostri amici a quattro zampe abbiamo comprato i Dentastick della Pedigree. 6,60 euro. Insalatina già lavata perché siamo pigri, già lavata anche questa Naturama, la marca, sono 200 grammi. Insalata l'abbiamo pagata 1,69 euro. Curiosità, sono rosette, sono tre tipologie di cavoletti di cavoli, sono quattro in realtà, 700 grammi sono, e le abbiamo pagate 2,90 euro. Diciamo che le abbiamo prese perché hanno bei colori. Hamburger di soia Esselunga, ne escono due. Ogni hamburger è da 100 grammi. Questo è a base di tofu con semi di lino. Anzi, 2,49 euro. 2,98 euro quest'altro. Sono sempre... quanti grammi sono? Sono sempre due hamburger. E sono lenticchie, pomodori, cipolla e peperoni. Li abbiamo provati già altre volte con un'insalata come contorno per cena, vanno più che bene, sono buoni e non abbiamo ammazzato nessun animale. Era la mucca che ringraziava.
possiamo anche abbinarli, possiamo fare anche peperonata e hamburger di soia. Ah, gli hamburger di peperoni. Cipolle, si sente l'odore da qua. Peperoni. Questa dobbiamo cucinarla a breve perché... E zucchine. È fresco. È fresca fresca. E la peperonata l'abbiamo pagata 2,98 euro. 98 centesimi questo sedano monoporzione da congelare, è comodo. O da mangiare così. O da mangiare così come spuntino. Pomodori datterino della Sicilia, i pomodori, voglio dire pachino della Sicilia, io credevo che non ci fossero più, invece perché erano estinti? No, di solito si trovano d'estate, li abbiamo pagati, l'ho visto adesso, 1,85 euro, l'Alzheimer mi sta divorando. Noccioline, se avete gente a cena o ospiti, li abbiamo pagate 1,79 euro. 1,70 euro precise, e sono S lunga parti, e sono 300 grammi. Dove vai? Parti? Zanetti, il parmigiano, 100 grammi, a 1 euro. È quasi finita la spesa, che sta mai più sto video. Crescenza, un'amica di Marco, una mia carissima amica, sono dell'S lunga, 100 grammi, totale 200 grammi, questo sempre come secondo, con l'insalata o quei pomodorini. E il prezzo? Ah, il prezzo finale è di... 88. 88 centesimi. Le olive greche della Grecia, le ho pagate 4 euro queste olive. Perché e sono... se non vengono dalla Grecia? Non so che succede, sono 500 grammi. Sono già condite, queste come aperitivo ovviamente. Me li abbiamo pagato 1,99 euro, 2,38 euro al chilo, fate voi i calcoli quanti sono. Detto questo, ecco, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!